Adesso che scende la sera e c'è tutta un'altra atmosfera, e siamo un po' più stanchi, guardaci, noi quelli di obiettivo tropici. Così sorrido mentre scrivo, il tuo sorriso è il nostro obiettivo. Chissà se ce l'abbiamo fatta, noi ce l'abbiamo messa tutta. Adesso che si parla tutti a bassa voce, si è fatta un po' più fioca anche la luce. E nascono gli amori sulle spiagge, che svaniranno con le prime piogge. Con gli amici un po' a parlare, qualcuno sta cullando il suo bambino, qualcuno aspetterà che sia mattino. La luna mi guarda negli occhi e sembra sorridere, perché in una notte d'estate tutto è possibile. Obiettivo tropici. Riposiamoci un momento, finalmente tira un po' di vento, con la mia voce stanca sto cantando, insieme ai miei amici, e buonanotte al mondo. Vi siete mai chiesti cosa vuol dire essere artista? O meglio, vi siete mai chiesti cosa vuol dire fare l'animatore? La risposta è sulle vostre facce. 24 ore al giorno in mezzo a bella gente,
ridere, scherzare, giocare. E chissà quante storie d'amore hanno visto queste quattro mura. Eppure, essere artista vuol dire ridere quando hai voglia di piangere, scherzare obbligatoriamente quando sei triste. Per me un animatore è una persona che vive il suo tempo sopra una nuvoletta creata apposta per lui. Ogni tanto torna giù, constata la dura realtà e via. Quasi per magia torna ai suoi sogni. Dopo mille stagioni decidi che è l'ultima. Torni a casa, cerchi di vivere la tua vita normale ed è proprio lì che ti accorgi che basta una chiamata per scoprire che la valigia non è mai stata svuotata, che esiste sempre un amico per accompagnarti in stazione e che il treno per la tua felicità parte tra meno di un'ora. Da piccolo mi sedevo spesso sul ciglio della strada e ascoltavo le storie che aveva da raccontare. Desideravo una bicicletta coi raggi cromati, una casa tutta bianca, ma soprattutto desideravo attraversarla, la strada, per scoprire chissà quali altri segreti il mondo mi nascondeva. Oggi, a distanza di anni, mi siedo ancora su quello stesso freddo ciglio. Ho avuto la bicicletta con i raggi cromati, la casa dai muri bianchi, ma fra me e me penso, in fondo, si sta meglio qui. La gente spesso borbotta. Più diventi vecchio, più diventi svanito. Non è vero, non è vero. Io sono sempre stato svanito. Ogni tanto, verso sera, ti toglie la malinconia. E se ti resta ancora qualche spicciolo nel telefono, pensi subito di chiamare a casa. Componi il numero e spesso ti risponde una voce fredda e metallica. L'utente da lei chiamato non è al momento raggiungibile, eccetera, eccetera, eccetera. O la voce di tua madre. Già, mia madre. Mia madre ha passato la vita a darmi il meglio. Le migliori scuole, l'educazione superiore, l'università. Ed io l'ho ringraziata con un semplice «Ciao ma, io vado». Io vado a vivere tra la gente. Una vita di sogni infranta nell'istante di poche insulse parole. Ho da chiedervi un favore. Se vi capita di incontrare delle strane persone racchiuse in tute colorate con un sorriso stampato sul viso, non cambiateli. Amateli, criticateli. Ma vi prego, non cambiateli. Se fate ciò, negheresti al mondo l'ultima categoria che il mondo può vantare di sognatori ad occhi aperti. Anch'io, nel mio piccolo, mi sono cimentato nel forgiare un aggettivo. E dopo tanto pensare, l'unico che mi è venuto in mente è artisti.